Esse foi you. tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di The Sims 4 come vedete Emily è um, cresciuta è diventata questa bellissima bambina i capelli sono gli stessi di quando era bebè perché mi piaceva troppo mi sembra proprio anche di bimba quindi adoro ed è davvero davvero carina io continuo a vederci tanto di Simone comunque del papà Vabbè, vedremo come diventerà. Comunque, quindi, la novità che c'è stata dall'ultimo video che vi ho registrato ad oggi. È stata. Che comunque ho continuato a giocicchiare con Alissa semplicemente ecco, per prendere confidenza con la nuova carriera. E, e nonostante quello, continua a fare il suo lavoro come terapista del benessere. Però in privato ormai a casa o al centro ricreativo. Però ecco, vi racconto meglio eh, mentre giochiamo. Allora, intanto volevo mostrarvi lei nel cast, con. Eh, i nuovi outfit, questo qui è proprio dell'espansione, questa salopette che è bellissima, e poi le ho messo l'orologio digitale e le scarpette del kit dei bambini, che mi piace tantissimo, questo è il formale, anche il vestitino è nuovo, è dell'espansione, sì, con queste scarpette, poi eh, quando lega capelli, anche da bebè, no, gli ho messo la stessa cipollotta, perché è carinissima, ne ho messo questa felpa, il pantaloncino che è dell'espansione e invece i calzini e le scarpe che sono di quel kit dei vestiti dei bambini. Il pigiama ha ah, questo che comunque calcolate che siamo in estate, sì, è iniziata l'estate quindi fa caldo oppure ecco proprio in intimo, sempre con questi calzini eh, scombinati. <ride> Poi da festa questa bellissima maglietta del kit dei bambini ragazzi non mi ricordo mai come si chiamano i kit e invece il jeans è dell'espansione mentre il secondo si è fatta comprare questo vestito da principessa per giocare sulla casa sull'albero come si sta divertendo ragazzi non avete idea lei in, si impersona principessa adora giocare di fantasia in questo modo <ride> poi il costume è questo da caldo un po' più di outfit perché siamo in questa stagione. Scusate, ma ho il mouse impazzito. Ok, non ho il controllo del mouse. Quindi ha questa nuova maglietta, il pantaloncino, queste. Oh mio dio, queste scarpe. Poi il secondo ha la nuova maglietta, una gonelina che fa parte del gioco base e sempre poi le scarpe. Qui gli ho messo anche la collanina nuova perché questo outfit potrebbe usarlo quando ecco, escono una sera a mangiare fuori o vanno al cinema. Per una serata un po' più carina, no? Mentre il terzo è sempre un vestitino e degli infradito e la... questa collanina che adora. Poi per freddo ha questo cappottino. Ha ah, la nuova felpa sì, i jeans uh, jeans del gioco base e le scarpette invece del kit dei bimbi, mentre questa salopette uh, oddio, questa salopette è uh, di vita in campagna, che è meravigliosa e ho abbinato le scarpe però sul colore rosa bellissima e basta non ci sono altre novità soltanto che Simone gli ho cambiato il secondo abito da caldo perché non mi piaceva più quello e quindi gli ho messo questo di cane e gatti ma il pantalone invece è del nuovo è dell'espansione e sì uh, no Simone basta ma pure Alissa Alissa non l'ho cambiata perché lei l'avevo cambiata da poco adoro i suoi vestiti e quindi sì non ci sono altre novità in casa. E la novità è che siamo a Granite Falls, siamo in campeggio, Simone non vedeva l'ora di tornare e la piccola Emily adesso fa parte del club degli scout, quindi uh, ha iniziato questa attività extrascolastica perché comunque il padre gliene parlava sempre e un po' era per farlo contento, un po' è anche perché lei è una bambina, non so se vi ricordate, da bebè. Aveva il tratto curiosa. Nel frattempo Alice è tornata. Era andata un attimo nel bosco a fare scorta dei suoi ingredienti. Loro li faccio mangiare perché hanno fame e li faccio chiacchierare. Allora, ehm, aveva. Mm, il tratto curiosa perché appunto me la sono sempre immaginata come una bimba desiderosa di ehm, imparare tante cose, fare esperienze, fare un sacco di attività eh, e quindi anche da bambino ho detto ma infatti è perfetto anche che mm, fai gli scout anche perché è una scusa anche per ritornare qui in campeggio e infatti ci sono partiti ieri che era mercoledì e ripartono venerdì in modo che sabato e domenica lei potrà andare al vero raduno degli scout però nel frattempo sta facendo le varie attività con il padre appena arrivati ieri Simone eh, ha rispolverato la sua vecchia divisa da scout e gli ho fatto le prime foto ve le faccio vedere intanto metto il trucco del um, move objects non vedo l'ora di appenderle in casa eccole qui le l'ha fatta così in orizzontale così in verticale e poi anche il primo piano di lei e le ho fatte soltanto piccoline, così non incombrano troppo, come ricordo, perché comunque da una parte la mia idea è che Emily farà eh, la scout soltanto in età da bambina, quindi cercherò di farle prendere tutti i trofei in questa età. Perché al liceo eh, desidero farle fare uno dei nuovi corsi extrascolastici, insomma, usciti con i ehm, Vita da Liceali. E già ho in mente quale. E niente, quindi vi dicevo che alla fine eh, la cosa che ho mh, organizzato, nel mente non registravo, è stato il compleanno di Emily, fatto sempre lì fuori casa loro perché ehm, intanto aspettate aspettate che magari lui dice tesoro vogliamo andarci un po a pesca perché sono già le nove e mezza chiama da te lei sta pescando tantissimo e adora pure prima ti anche il desiderio di prendere un pesce e fa sì sì papà per me possiamo andare nel frattempo non perdiamo il pallone Vedete, ha preso questi due pesci. E in realtà ehm, hanno fatto anche pesce fritto con la trota. Ah, e poi lei è andata di prima mattina nella foresta approfittando che loro due dormissero per fare scorta di locusta. Ne ha trovate soltanto quattro per fare il balsamo rilassante per la pelle, il suo cosmetico ideale, no? Che si fa con la camomilla, il basilico che beh, adesso non abbiamo, e la locusta. Però Ok, uh, visto che è andata a pesca, non dimenticate di mettervi questo linimento repellente per insetti che Alissa ha fatto a tutti. Mi sto rendendo conto che invece Simone ha finito la sua scorta, ma, fa, ma non ti preoccupare, per me non fa niente di importante. E che la piccolina si spalma, ecco questa lozione, così non la pizzicano e andiamocene a pesca. Perfetto, vai voi allontanatevi, vi mettete qui. Guardate la comodità, vai a pesca e vai a pesca. Mentre Alissa sistema un po' di cose, fa due coccole a Ellie. Tesora, la spazzoliamo. E ci giochiamo un po', allora il compleanno de, di Emily l'ho fatto sempre lì fuori casa loro perché non so, adoro quel, quel cortile, quel giardinetto. Anche perché finita la festa, Emily, la prima cosa che ha fatto è stato correre sulla casa sull'albero e giocarci. Insomma, perché uno dei regali è stato proprio quel vestito da principessa. Poi le hanno regalato il diario per scrivere. Le sue cose, tre i regali così in generale ha trovato un Wispo di vuoto mostri. E poi, vabbè, la parte di sopra della casa l'avete vista. che L'avevo già organizzata con i suoi giochi da bimba, con um, il cosetto per fare gli esperimenti per disegnare. Proprio perché già sapevo che lei avrebbe fatto la scout, e quindi più cose ha per fare questi insomma, i distintivi e meglio è. Mentre in cameretta non ho fatto altro che metterle il letto grande e ho usato quello della nuova espansione e la scrivania. Ma poi lo vedrete quando registrerò una puntata a casa loro. Nel frattempo, ecco qui c'è la camomilla da raccogliere. Bravo Simone. E allora, tutte queste erbe comunque Alissa le sta piantando anche in casa, ha messo tutta un'altra serie di vasi. Con queste spezie apposta per fare i suoi eh, cosmetici, i suoi rimedi erboristici. E per quanto riguarda lo scorso video, una cosa a cui ho pensato, che poi ho detto: No, non, non voglio mettere troppa carne sul fuoco per l'entusiasmo, voglio un attimo restare con queste idee basiche, sarebbe mh, quando vi ho detto che quasi quasi avrei sfruttato quella postazione per fare i video, uscita con nuove stelle, però ho detto no. Mh, allora, ho acceso la fama, quello sì, perché ho visto che era spenta, quindi ho acceso la fama, ma più che altro lei continuerà a fare soltanto terapista del benessere, mi fa questa carriera qua, che è una part-time, quindi arriverà a livello 3, ma poi basta. Però continuerà a farla, cioè io gliela lascio sempre, tanto non dà fastidio. E lei eh, sta scrivendo i suoi libri. Quindi eh, stava finendo anche di scriverne un altro. Infatti le si è in portatile. Se per caso ha del tempo, ma mh, non ha urgenza, intanto collocami nello scenario questo. Perché volevo fare... Perfetto, un bel dipinto da un modello medio. E adoravo proprio questa, questa cosa qua, fare padre e figlio che pescano, così, la, la loro figura uh, proprio di schiena. Guardate che meraviglia con questo paesaggio, questo bel quadretto. Fatemi centrare. Ok, quindi lei si rilassa dipingendo, quindi lei resta facendo queste cose qua, in modo che anche io stessa non mi affatico né voler fare troppo, mi rilasso e, e mi ci diverto. Visto che poi lei ha viaggiato, facciamo... Ah, non mi fa fare nuovo post? Oh, che carina la nostra amica Alissa, come va? Nuovo messaggio a Sara, amichevole, tutto bene? E spero che anche tu stia avendo una fantastica giornata. Qui va tutto bene, stiamo, ci stiamo godendo la prima settimana estiva in campeggio, ci sono delle temperature bellissime, quindi è uno spettacolo. E oggi in realtà è anche un giorno speciale, secondo me per questo anche Sara o Laila le stanno scrivendo messaggi o le stanno telefonando perché ragazzi oggi passa di età Alissa e passeremo la cena, quindi il resto della giornata al ristorante, soltanto noi tre, perché lei desiderava ecco, uh, festeggiare con la sua famiglia, perché Simone invece è cresciuto, è diventato adulto, durante il compleanno di Emily. E vi stavo dicendo che è stata una bellissima serata, l'ho organizzata lì fuori, sono venuti tutti i loro amici ha um, aperto dei regali insomma lei ha fatto un bel banchetto aveva cucinato salsicce puree il polpettone eh, c'era anche il gelato um, vabbè e poi la torta l'ha fatta al miele ovviamente e, insomma una, una bellissima serata poi mh, la sera stessa Emily ha giocato uh, di fantasia un po sulla casa sull'albero e poi basta il giorno dopo ha invitato a casa Alicia e Danny per farli giocare sulla casa sull'albero. Il problema che ho scoperto è che purtroppo si può giocare soltanto in due. È finito? Che bello! Oddio, è venuto straluminoso o è la luce? Vabbè, comunque. 745. Metti nell'inventario, questo è nostro. Metti nell'inventario e vai in bagno, allungati che Tra poco viaggeremo e sono venuti a casa a giocare Alicia e Danny. No, e ho approfittato anche lì per fare delle foto alle due migliori amiche. Nel mentre Alissa stava facendo queste due foto, buffe, no, che loro si stavano divertendo a fare le smorfie. Danny le guardava e mm, è come se ha voluto partecipare, quindi si è messo dietro a Emily e la prendeva in giro e le faceva le smorfie. Emily se n'è accorta e si è messa a piangere. faceva Mamma, ma Denny mi prende in giro. E Alissa, che stava lì dietro la fotocamera, ha ripreso tutto. Infatti, mi ritrovo anche quelle foto buffe. Diceva, ma tesoro, ma Danny sta giocando. Infatti, Danny, tutto mortificato, fa, ma io stavo partecipando alle smorfie. Non volevo prenderti in giro. <ride> Però ci sta perché vi ho detto che loro si portano quei due annetti. Danny, tra poco è adolescente, quindi è come se la tratta da mocciosetta. Infatti, lui come se la chiama, è hey, mocciosetta, una cosa del genere, no? Che la prende sempre in giro. E lei non lo sopporta quando fa così, perché altrimenti ama la sua compagnia. Lei si è cresciuta insieme a Laila, a Danny, a Winston, e loro cane, però quando lui fa così lo scemo, lei non lo sopporta. Comunque va bene, che poi il bello è che lui eh, spesso le fa da mentore, le insegna a pescare e vedete, amo lenza e piombo. Emily si sente a proprio agio davanti all'acqua con la lenza che ha lanciato, che sia la rivelazione che gradisce la pesca. Ma assolutamente sì, ma che meraviglia, e sei stata bravissima, uh, raccontale una storia buffa, infatti iniziamo a raccontare storie e avviciniamoci, facciamo conto che si stanno avvicinando verso il ristorante, quindi chiacchierà qui, lei <ride> è andata in bagno e sta ammirando il cielo fai romanzia, senti vedimi se trovi qualcosa che ci può tornare utile raccogli oh raccogli il basilico dai così ti metti a fare il tuo rimedio dovrebbe essere anche da questa parte, però ragazzi devo dirvi che per la prima volta mo, a parte il fatto che lei l'ho mandata nella foresta a prendere quelle locuste che l'ho trovate a primo colpo cioè è stato proprio Fortuna, e ecco con la scusa, le faccio fare la passeggiata anche col guinzaglio con Ellie per trovare queste cose. Ma, ma basta perché io le piante le ho tutte. Lei um, in erboristeria a livello 9, cioè quasi il massimo. Ecco, loro sono arrivati. Ma sta arrivando anche la mamma a uh, il massimo, per la prima volta. Mi sto godendo il campeggio per quello che è. Cioè, che veramente loro vanno a pesca, grigliano, raccontano storie. Ecco, nel loro lotto del campeggio, che poi alla fine ho messo il mio lotto originale, perché poi alla fine, gira che te ne gira. Uh, mi trovo di più con i miei lotti sono più ecco semplici pratici semplici ma poi ci sono affezionata proprio perché li ho fatti io alla fine dei conti ho aggiunto ecco il telescopio per ammirare le stelle infatti mi piace la notte mettere padre e figlia qui uh, ecco Emily ammira le stelle magari loro due invece sono stesi che ammirano il cielo e una altalena giusto per e poi nel bosco se ci vanno vanno a fare uh, la loro casa usata alla luna di miele <ride> e se vanno nel bosco alla fine vanno per fare tutte quelle attività perché io alla fine l'ho arricchita la foresta no? se vado lì non mi annoio ma anzi tante tante attività siamo arrivati al ristorante Simone sta prendendo il tavolo ovviamente all'esterno perché è una bellissima giornata quindi andiamo subitissimo, che poi è il tavolo che presero Alice e Simone quando vennero qua. Quindi accomodatevi e iniziamo subito a ordinare. Così speriamo che non arriva troppo tardi. Grazie mille. Roby, ho oh, un bel succo d'arancia per la piccolina. Mentre loro si prendono ehm, una bevanda. Mm, lei frescente alla frutta con la crema per Simone. Allora, Alissa si prenderà una uh, insalata, un antipastino, sì, leggera, anche perché non ha tanta fame, mentre il salmone per Simone e per la piccolina un pollo grigliato. Ok. Tanto poi dopo ci sarà anche la torta e il dolce, quindi di conseguenza. Allora ti sei divertita con papà a pescare? Racconta una storia buffa. Dove vai, tesoro? Ah, va in bagno. Sì, sì, va in bagno, scusami. Raccontiamoci noi delle storie. Racconta una storia buffa mentre tu. Uh, storia coinvolgente. Eh, grazie, porteremo quanto ordinato appena sarà pronto, perfetto. Lei con la scusa che è andata in bagno, sempre sotto direttiva del padre, gli ha detto: Controlla un attimo: se trovi un regalino su internet perfetto per la mamma, perché eh, non ha pensato a comprarle niente, ce cioè, li è proprio sfuggito. Potevano andare, che ne so, da Eva, da Eva e Alvin all'emporio. Al, cioè al negozio di artigianato e prenderle delle candele, che Alissa ama le candele, no? Ma con tutte le cose che avevo in testa non ci ha per niente pensato, quindi vediamo se troviamo qualcosa di, di carino, solo che non c'è niente che mi cattura, proprio niente, va bene, nel frattempo lei si distrae al cellulare. Quindi oh, questa vacanza ci voleva proprio, adoro. Alice mi ha pensato di suonare la chitarra, anche no, non è per me. E il nuovo look, <ride> che poi le è rimasto un altro da vendere, ma è ancora moderato, quindi aspetto un altro pochino. Quando è fatto, vieni qua. E visto che lei si è distratta con il telefono, anche lui dice: 'tesoro'. Vado a lavarmi le mani in bagno. Vediamo se lui trova qualcosa di carino. Quindi usa, si lava sì, le mani, ma andrà su Plopsy. Oh, infatti, vedete che bella candela questa. E poi eh sì, la candela. Tra 38 minuti vediamo cos'altro potremo comprare e ovviamente di nascosto sta ordinando la torta, ok? Per dopo? Perfetto, ok, ci siamo tutti. Allora, mamma, mm, no, chiacchiere, condividi l'entusiasmo, lei si sta divertendo tantissimo e racconta una storia di fantasia perché poi lei ama anche raccontare le storie è una storia incredibile infatti Emily ha tanta di quella fantasia che il diario segreto è stato perfetto perché lei ogni cosa annota ma più in generale è lì che si racconta ecco storie racconta favole una cosa del genere sta comunque andando avanti anche con i distintivi quindi continua e ehm, ecco un altro regalo che ha ricevuto mi sono dimenticata di dirvi è stata la bicicletta questa bellissima bicicletta, e Simone ha iniziato a uh, darle lezione di bicicletta. Oh, che bella! C'è anche questa qui intagliata. Ok, due candele, dai, vanno benissimo. E infatti potremo iniziare a darle regalo. Oh, è arrivato il cibo! Tipo la bimba gli darà questo qua intagliato. Oh, ecco qui, buon appetito! Grazie mille, mm, che meraviglia. Vai, mangia e bevi. Ma lei non è. Lei è scadente, poverina. Vabbè. Dai, non ci pensare. Chiedi. Eh, ecco, spettegoliamo un po', dai. Chiediamo di Danny. L'hai sentito, Danny? Ma l'hai incontrato a scuola anche se lui è l'ultimo anno? Come ti sembra? No, Danny mi piace, in gamba. Solo che a volte è stupido, <ride> come tutti i maschietti. <ride> Va bene tesoro però non si dice <ride> che su sta succedendo. Simo tu le racconti una delle tue... Vabbè, condividi lo spirito. Eccolo qua, racconta una storia scoutistica spettrale. Perfetto. E tesoro non devi dare niente alla mamma. Fa, ma, ma perché cosa avete organizzato? Eh, che ti pensi che noi ci dimenticavamo? Affetto, dai un regalo, una candela. uh è l'orchidea, che bello adesso l'ho letta. Ah, ovviamente. Questo mood qui al sicuro dal mietitore, niente paura. È arrivato un simile che ha salvato Emi dalla morte, perché eh, con quel falò al campeggio eh, si è piccato un incendio. Ovvio, no? Cuore scaldato per la dinamica familiare solidale. Dopo un po' di tempo, in compagnia di un membro solidale della famiglia, il cuore di Emily prova un'intensa sensazione di calore e benessere. Ma che cosa carina. Lei, vabbè, ha molta fiducia in sé. Ecco, mamma, questo è per te. Ah! Fammi vedere un po'. Ma che bella, ma grazie. Dalle un bacio, affetto, bacio. Il miglior abbraccio di sempre mi è uscito. Oh mio Dio. No, vabbè. Ragazzi, cioè io amo. Amore mio. <ride> Anche io ho qualcosa per te candela invece uh, a sagoma cilindrica tristo con quel disegno del tristo ma che cosa carina cioè, mi fanno troppo emozionare queste interazioni ecco qui tesoro wow un'altra candela non vedo l'ora di annusare il loro profumo di usarle e lui invece gli dai un bel bacio. Che carina! <ride> Sto passando il miglior compleanno di sempre con voi che siete la mia famiglia. Allora, ordiniamo la torta mh, di fragole. Sì, perché siamo in estate ed è perfetta. Mamma, c'è un'altra sorpresa in realtà. Cosa, cosa? Poverina, lei si sta morendo di sonno. Ma aspetta che mamma... Mamma ha un rimedio. Eccolo qui, l'infusione energetica. Vieni tesoro, ti do un po' di energia. Bevi questa bevanda. Ci pensa la mamma a te. Eccola qui. Vai Simo, metti le candeline. E Ali, vieni pure a... Uh, Mm, soffiare sulle candeline i suoi desideri si sono già tutti realizzati non deve esprimere più niente ma che è? che cosa c'è? il critico culinario mixologo, ho capito, tutti qua vicino siete? ah state partecipando al compleanno? eh certo ma è ovvio no? ovvio mm, sim ah, ok dai avvicinatevi qua anche tu festeggi e adesso, come avete visto, io ormai ho reimposto un oggetto in automatico, eh, perché sì, ma veramente <ride> alle volte mi rovinano i bei momenti, però ecco, vedete, si può subito uh, rimediare. Eccola qui, ha soffiato sulle candeline tantissimi auguri. L'età adulta ti aspettano la realizzazione dei sogni, la pianificazione del pensionamento e la crisi di mezza età che stavolta è veramente Cioè possiamo avere veramente una crisi di mezza età, oh mio Dio. È il momento ideale per iniziare a definire gli obiettivi vitalizi. Oh, chissà se poi mi capiterà questa cosa. Allora, facciamoci un selfie ricordo con Simone qui al ristorante. Ma sei Meravigliosa Ali. Sei meravigliosa. Oh, che belli. Però voglio una foto romantica proprio a eh, ricordare questo giorno qui. Oh, che carini. <ride> sì, questa qua del bacio: assolutamente. Beviti anche tu l'infusione energetica perché sono stanchi morti. Però sto pensando che visto che non hanno fame, ferma. La torta ce la possiamo mangiare un po' più tardi, dai. Ci mangiamo la torta dopo. Quindi paga il conto e torniamocene nel nostro campeggio. Ok, eccoci arrivati. Allora, visto che sta scendendo la sera, Simone porta Emily qui per fargli iniziare a vedere le prime stelle. Vedete? E sicuramente tra poco arriverà anche no la luna non c'è c'è la luna nuova quindi vedremo le stelle e ammira le stelle che carina che sale sullo sgabellino ovviamente il telescopio gliel'ho messo anche sulla casa sull'albero così uh, ecco lei può vederlo ah non puoi fare da mentore eh? non puoi nemmeno guardarla vabbè allora tu fai ammira le stelle da terra mentre Alissa mh... Ecco, si potrebbe mettere qui vicino a loro. Vuole provare subito una delle nuove candele, quindi potrebbe fare un po' di meditazione. Mettiti però un po' più comoda. E proviamo questa qua, sovraccarico di orchidea, che la fa diventare energica, solo che dice profumo della bocca di leone. Alice avverte la potenza della bocca di leone che la pervade, ma in realtà questa qui è fatta con le orchidee. Bah! non saprei comunque oh, guardate che meraviglia le stelle sono arrivate tantissime Fatici, guarda guarda quella le vista quella più in alto e si stanno un attimo godendo questo momento mettiamo la torta oh, la cagnolina che sta riposando qui uh, queste scadono tra due ore mettiamo la torta qui tanto abbiamo altre 17 ore, potremmo anche farci colazione in realtà, però Simone si scusa perché è veramente stanco morto, quindi vai, lei anche sarà un altro pochino pochino e poi basta. Esuberante, il rimedio energico metterà le piedi, e eh beh certo, ha dato giusto un pochino di energia in più. In soggezione per il cosmo, la visuale sterminata dell'universo può davvero far sentire concentrata la mente di un sim. Perfetto. Ah, potremmo accendere il falò, mancava soltanto quello. Durante. La meditazione ad Alyssa Wash è venuta in mente un'idea per una nuova Barzelletti Sierarante. La sua abilità di comicità è cresciuta. <ride> Adoro che poi durante la meditazione sbloccate altre cose. Comunque vai, spegni. E Sara le scrive. È come se Alyssa avesse una soluzione per tutto. Che si tratti di un consiglio di supporto morale, è sempre al tuo fianco. Ma quanto è cara? Ho scelto proprio le vicine perfette. E là, spero che tu stia avendo una fantastica giornata. Ok, dai, la chiamiamo, perché in effetti Laila vorrebbe farle eh, gli auguri di compleanno. Quindi, video chiama Laila. Lei finisce, viene qui. E controlliamo un attimo l'avanzamento dei distintivi. Lei non vedo l'ora che arriva sabato per il primissimo, primissimo raduno per quanto riguarda gli scout. Alicia, la sua amica, non ne fa parte perché non, non è il tipo quindi lei sta vabbè, facciamo conto, sta conoscendo altri bambini. Però non mi sono messa lì a creare altri bimbi, eccetera. Eh. Lei ha parlato con l'amica. e possiamo, possiamo eh, ritirare eh, ah, questo qua l'ha già ritirato avventura all'aria aperta quindi possiamo adesso ritirare talento accademico e socievolezza e allora vieni tu a raccontare una bella storia di gruppo eh, su un gigante ecco una fiaba su un gigante ad alissa e a simone a mamma e papà è stata promossa Scout degli Unicorni ed ha già ricevuto il trofeo di bronzo e questo lo metteremo in cameretta. Raccontata la storia li manderò dritti a nanna, quindi noi magari ci vediamo la mattina per fare qualcos'altro e poi ci salutiamo. Così faccio questa cosa qui e Comunque hanno completato tutto, quindi questa giornata, proprio il campeggio e poi il compleanno di Alissa è andato veramente bene. Ma questo qui che vuole? Se ne vada. Tu devi stare a Sulani. <ride> oh no, sta piovendo. E durante la notte Simone mi ha acquisito un nuovo stile di vita, eh, che è quello proprio per gli amanti degli esterni, ci sta, perché stiamo appunto passando un sacco di tempo all'aria aperta, però speriamo che il tempo migliori, ma la finì... Ma, ma chi è questa gente? Ma perché? <ride> Ah, non so se all'inizio del video vi ho fatto vedere che loro si sono portati le valigie. <ride> Questa qui è della Petta ovviamente, e della piccolina. <ride> Siamo sfortunati che alla fine, a parte che domani mattina presto, si sì, se ne ritornano via perché lei, appunto, il raduno ce l'ha alle 14 però ecco in questi ultimi due giorni piove anche se qui c'è un po di sole quindi può darsi pure che si aggiusta il tempo però sì poi vanno via perché se piove non ha senso che peccato vabbè sediti aspetta anche Emily è andata in bagno vedete Simone invece aspettiamo lo facciamo dormire un altro pochino nel frattempo qui mamma e figlia ecco si mangiano la torta prendi un pezzo e prendi un pezzo ed eccola qui mami, che poi oggi è anche la notte brava è tutto gratis però vabbè <ride> racconta ecco anche tu hai storie scautistiche da raccontare sono arrivati i primi rapporti sui diritti d'autore perché appunto ecco lei sta scrivendo il terzo libro perché Pilates a casa Sta andando bene, e poi ha scritto tutti i benefici della camminata veloce, che anche sta andando molto bene, e ha un terzo che sta scrivendo. Per il momento sono ancora tutti i libri. Ecco adesso è molto fiduciosa Sono tutti libri energici Quindi guide di allenamento Quando è fiduciosa vorrei farle scrivere il libro eh, Motivante Solo che se adesso caccia il portatile Voi sapete che mi si distrugge con la pioggia Quindi evitiamo Simo però devi andare in bagno Vai in bagno vai Così Mentre lei mh, Mentre aspetta il papà Vieni a giocare con Ellie, dai un dolcetto, uh, la carezzi e uh, si sì, continua l'addestramento a riportare. Adesso sta piovendo per piovere. Comunque, vediamo se posso darti il tratto impermeabile. Perché, essendo una sim che passerà comunque del tempo all'aria aperta, ci sta tutto. Si, sì, la vacanza sta per finire. Mentre voi. Lei non ce l'ha, però anche a te sarebbe un tratto perfetto perché lavori comunque all'aria aperta. E Simone, invece, non ce l'ha. Crox. Urichi ha chiesto di uscire insieme, ma sì, vai, l'amore è nell'aria. Quindi anche lui impermeabile. Oh, che carina, lei li sta guardando. È rimasta in tuta, però oggi non puoi fare niente. Quindi ti metti il jeans. Ah, ma le sta insegnando a sedersi. Oh, non a riportare la palla. Ma che brava. Dai, Ellie, siediti. Momenti piacevoli. Cani e Sim legano, soprattutto quando imparano nuovi giochini. Oh, ma che cosa carina! E adesso invece, ecco, continua l'addestramento a riportare. Sono diventati amici, lei si è messa qui a giocare e penso che sia per spiovere. Sono meno gocce di pioggia rispetto a prima. Poi Simo, vieni qui, lavati le mani, mangiati anche tu la torta e te la sei meritata. E brava Lissa! <ride> Come se la diverte... E ovviamente avendo mangiato la torta... Vabbè poi le esce questo... <ride> Perché lei è una fanatica è ci cibo salutare... Ma non fa niente... Ogni tanto ci sta... Vieni Ellie la palla... Vieni a prenderla... Quindi come vi dicevo per la primissima volta... Mi sto godendo il campeggio... Per quello che è... Perché ecco con il fatto che io... Tendo a farla questa cosa... Non so voi... Tipo so che Grand Falls... È legata a un tipo di pacchetto. In quel pacchetto si fanno quelle attività: tipo eh, cerchiamo gli insetti per la collezione, cerchiamo le erbe per fare i decotti. Eh, insomma, questi poveri sim passano i giorni di tra virgolette vacanza come pazzi a correre a destra a manca a fare queste cose, ma in realtà non si rilassano. Ah, invece io ad oggi voglio rilassarmi con il campeggio e se ho in questo caso una bimba scout, farle fare quelle azioni legate all'aria aperta, come pescare, cercare rane, perché no, anche prendere un insetto, ecco, tipo, mh, può andarmi a prendere queste belle farfalline giusto per, e, però finisce lì, cioè farle fare le varie attività, uh, come giocare mh, ai feri di cavallo, ecco, sta giocando con la pioggia, dice, ma che meraviglia, il bello di stare all'aria aperta è questo, che bella farfallina, tipo gioca sotto la pioggia, vedi che meraviglia, vicino a tutti questi bei fiorellini. Oh, e i bambini questo devono fare. Tipo c'è la pozzanghera, uh, solo che qui non mi fa interagire con la pozzanghera. Oh, uh, può anche raccogliere il basilico, Ali, in effetti, viene a raccogliere il basilico. Allora, terminiamo il video con Simone che continua a uh, insegnare ad Emily ad andare in bicicletta perché lo spazio c'è ed è questo che mi piace perché poi, in fin dei conti, quando sono a casa, nonostante uno riesce a trovare il tempo un po' per fare tutto, sembra sempre una corsa perché c'è il lavoro e il gestire la casa, i compiti e gli amici, è tutto un coricorino. E quindi il campeggio è bello anche ecco. Uh, questo godiamoci questo tempo per noi mentre la cara Alissa allora ripulisce i piatti basta la torta la butta <ride> perché dice abbiamo mangiata ma anche basta e si mette qui a fare finalmente il suo balsamo rilassante per la pelle perché l'aveva terminato quindi ci facciamo un poco di scorta qui Ellie ha fatto i suoi bisognini mettiamo qua la pioggia non vuol smettere di cadere quindi vabbè siamo rassegnati, è così. Lei, come vi ho detto, si sta rilassando a fare questo. Magari ecco, dopo, ecco l'ultima cosa che posso fare è ritornare in foresta, portare Emile a giocare a fare le varie attività e vedere di trovare qualche altra locusta. Altrimenti ci teniamo questo balsamo rilassante e basta. Loro stanno continuando, ci verrà ancora un pochino, penso. Ma poi terminerà a casa, e niente, ragazzi. Io vi lascio così con questo video. Spero tantissimo vi sia piaciuto. Il prossimo saremo a casa loro. E, e niente. Tanti mi piace e commentini. Ciao.